chiudo gli occhi, vorrei vivere qua. Questo luogo per me è fondamentale. È l'unica casa che è sempre rimasta tale nella mia vita. Ho cambiato città, scuole, gruppi di amici, fidanzate, ma questa casa è sempre rimasta, queste mura ci sono sempre state. Io vengo qua da quando avevo 0 e ci venivo per 3 mesi all'anno. Adesso ci vengo molto meno, ma per me è il mio luogo dell'anima. Sono nato a Genova, cresciuto tra Roma e questa casa. Le mie scuole, la mia vita, la mia infanzia è stata abbastanza travagliata, nel senso che a 9 anni i miei genitori si sono separati e io sono andato a vivere a Roma con mia mamma. Per me, che ero un bambino di 9 anni, cambiare città, cambiare amici, vivere la situazione di genitori separati, lì per lì non è stato un trauma. Diciamo che ho accusato questa separazione, tutti gli eventi che poi sono seguiti, un po' più da grande, ma tutto sommato devo dare merito ai miei genitori che, nonostante la separazione, sono stati sempre molto presenti e molto affettuosi. Lo sai che questo pezzo di meteorite è arrivato dal cielo e la vita sulla Terra è cominciata così. Tanti pezzi, molto più grossi di questo. E questo è un pezzettino piccolo, ma molto importante. Nel film io ho lavorato con un bambino e diciamo che per me è stato molto facile perché ho un ottimo rapporto con mio figlio. Io ho un figlio di 8 anni e tutto quello che vedrete nel film o che avete già visto nel film per quanto riguarda il mio personaggio e quindi il rapporto con lui è assolutamente reale. Non ho dovuto fare una grande fatica a lavorare e a dare quello che ho dato in questo film o nel rapporto con lui, perché anche con mio figlio, fin da quando aveva 0, io sono una presenza importante. Importante perché lui è importante per me, perché è bello essere padri, perché è bello avere un figlio e perché è bello passare la conoscenza, vedere un frugoletto che nasce, che cresce insieme a te e che in qualche modo è un po' una proiezione di te stesso, o comunque un piccolo Ignazio, una piccola Laura, il nome di mia moglie. E questo passaggio di sapere da una generazione all'altra, da un padre a un figlio, io ritengo che sia una delle cose più importanti. Io diciamo che la mia esperienza personale da bimbo non è stata proprio così. Ci sei, va? Per le emergenze. Ok. Io non ti dimentico. Purtroppo non ho mai avuto dei maestri, dei professori illuminati, cosa che credo sia fondamentale per degli studenti. Il mio rapporto con lo studio è cominciato successivamente. Ho comunque il piacere di studiare, il piacere di imparare, è avvenuto durante il periodo universitario. Strano, perché comunque nel momento in cui sono andato a vivere da solo, perché io ho fatto l'università a Milano, in qualche modo potevo fare quello che volevo, vivevo da solo, potevo fare casino, cosa che facevo, quindi uscivo, andavo, però riuscivo anche ad essere abbastanza responsabile e soprattutto ho capito il piacere di studiare, il piacere di imparare.
misurarsi con cose che non si conoscono, perché le cose che non si conoscono spesso sono quelle che fanno più paura, proprio perché non le conosciamo. Ma una volta che studi, che impari, che continui a studiare, è una frase che mi ricordo sempre e che ho fatto mia, è che più sai di non sapere. È proprio così, è proprio vero, più impari, più conosci le cose, più veramente ti rendi conto di quanto non sai nulla. Sono alla distanza di Plutone e Saturno dal Sole in chilometri. Notazione scientifica significa che c'è una sola cifra prima della virgola. Quindi, lì. Di quanti posti l'hai dovuta spostare la virgola a sinistra per farla arrivare fino a lì? 9. 9. Con ciò ho finito. Buona visione, buon film. Se chiudi gli occhi, ditemelo voi. Ciao.